Allora, la storia della Madonna dell'Annunziata risale al 1922, quando per un voto il nonno di mio marito, Tropiano Angelo, decise di regalare la statua della Madonna alla chiesa dell'Annunziata. Da quell'anno in poi ogni anno è stata fatta una piccola festa, piccola. Quest'anno invece che decorre il centenario della Madonna, con padre Filippo abbiamo deciso di fare una festa un po' in grande per festeggiare questo centenario. E motivo per la quale, diciamo, abbiamo fatto l'incoronazione della Madonna, colonna che è stata donata da una devota per un voto fatto, e basta. E quindi cerchiamo sempre di portare avanti le nostre tradizioni, di portare avanti la sacralità della Madonna, e basta. Buonasera, noi siamo del comitato, siamo io, Saverio, e Romina e Antonella. Abbiamo organizzato questa festa, una grande festa per la Madonna, la nostra Madonna dell'Annunziata, e svolgeremo la festa 23 e 24. E si ricorda il centenario della Madonna dell'Annunziata, è stata coronata giorno 21, e niente, siamo in festa, diciamo, una grande festa. Oggi c'è il raduno dei giganti, stasera canterà un gruppo di cantanti, pure domani sera. Domani ci sarà la spilata della Madonna dell'Annunziata per le vie della città di Tropea. Diciamo che siamo in festa, dai. Dopo tanto sacrificio che abbiamo fatto, lottato, girando di qua, girando di là. Saverio è il nostro presidente, che ha organizzato tutto, diciamo che è da 3 anni che organizziamo questa festa per arrivare. Diciamo che per lockdown non l'abbiamo fatto prima, e finalmente si è sbloccato tutto. E niente, siamo contenti, più di questo che dobbiamo dire. Per noi veramente è un'emozione indescrivibile, in quanto questa, diciamo, questa Madonna fino a quasi 10 anni fa era praticamente sconosciuta. Era una Madonna sempre in secondo piano. Noi siamo riusciti a portarla dal niente a festeggiare il centenario. L'abbiamo incoronata, come potete vedere. 2 giorni di festa. Come ha detto già il mio collega, oggi ci sarà il raduno dei giganti, stasera i cantanti, pure domani la processione. Finalmente, dopo 2 anni, la Madonna ritorna per le nostre strade. E domani sera i cantanti. Per questa festa veramente dobbiamo ringraziare il Comune di Tropea innanzitutto, perché ci ha dato veramente una mano. La Proloco, l'Associazione dei Commercianti di Tropea Ascom, specialmente la signora Romania Zangone, perché hanno fatto di tutto, sia economicamente sia per le pratiche, ci hanno veramente dato un grossissimo aiuto. E poi grazie a tutti i commercianti singolarmente, perché tutti ci hanno aiutato veramente per poter svolgere la festa, i parrocchiani, tutti, al parroco veramente, perché è una pazienza. Grazie veramente a tutti, perché è un sogno, diciamo, che si realizza questo qua, veramente. Io sono onorata, buonasera prima di tutto a tutti, io sono onorata di far parte di questo piccolo comitato. Come hanno già detto i miei colleghi, siamo molto ma molto felici di fare questa festa. Abbiamo impiegato 3 anni, come abbiamo già detto, quindi domani ci sarà l'ultimo giorno per i festeggiamenti. La nostra Madonnina uscirà fuori. E saremo molto ma molto felici di questo evento. Grazie a tutti, alla città di Tropea, a tutti veramente di cuore. Grazie.